La Camera di Commercio di Teramo mette sul piatto 660.000 euro di finanziamenti per le imprese in difficoltà. I bandi sono pronti e a usufruirne potrebbero essere oltre 600 aziende del territorio. Il settore più colpito dalla pandemia in provincia risulta essere il turismo e su questo l'ente camerale si impegnerà sino allo stremo. Questa mattina noi presenteremo 4 bandi, il quinto l'abbiamo già fatto uscire qualche settimana fa, sono 660.000 euro che mettiamo a disposizione per il mondo imprenditoriale. I bandi toccano un po' tutte le esigenze che il mondo delle imprese ci ha posto in queste settimane. Siamo partiti con il primo bando sulla liquidità di 15.000 euro con l'abbattimento di 4 punti di interessi e questa mattina presenteremo 4 bandi, uno per ridare contributi a chi ha sostenuto spese per quanto riguarda la messa in sicurezza per il coronavirus, un altro bando sulla digitalizzazione, un bando sull'internazionalizzazione, un bando per quanto riguarda tutte le iniziative che si faranno nonostante il coronavirus nel territorio per valorizzare le iniziative importanti che ci saranno nelle prossime settimane. Però il territorio è preoccupato, la provincia di Teramo è preoccupata per questa fusione, cosa sarà di noi? Siamo rammaricati e sorpresi dalla decisione della Corte, perché di fatti la Corte Costituzionale ha preso una decisione che è esattamente il contrario di quello che aveva preso l'anno scorso. Hanno praticamente fatto un'inversione a U, come si direbbe. Prendiamo atto da una scelta della Corte che è molto politica e non tecnica, e quindi andremo alla fusione in un territorio, come abbiamo sempre detto, molto importante, molto bello, molto verde, molte imprese e molto turismo. Quindi credo che l'ente unico che nascerà alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia sarà sicuramente un ente di riferimento per sostenere tutte queste cose qui. Quindi, e la nostra sede? La sede sarà la sede secondaria, quella teramana, la sede legale sarà quella aquilana. Cercheremo di rafforzare anche da un punto di vista delle cose, dei contenuti, le sedi secondarie, ma credo che non cambierà nulla per quanto riguarda le risposte che questo ente ha dato e continuerà a dare al mondo delle imprese. Massi Camaro, però, il presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, quando deve spiegare che cosa succederà alla rete imprenditoriale teramana all'indomani dell'imprevedibile sentenza della Corte Costituzionale che di fatto ha sancito la fusione con l'ente camerale dell'Aquila. A Teramo, infatti, resterà solo una sede secondaria.